guys! Allora, questo è il video nel quale vi parlo di cosa ho fatto ai miei capelli. Cosa ho fatto? Allora, come potete vedere, ho fatto un leggero ciuffo e li ho leggermente spuntati così. E non so se potete notare dalle luci, magari così mi avvicino, vedete di più. Cosa notate qui? Vedete? Sono rossi perché ho fatto l'ombre hair che va nel rosso. Dato che tantissime persone che mi hanno visto mi hanno chiesto di parlare di cosa ho fatto, allora vi parlo della nuova tecnica dell'ombre hair. Sono andata dal mio parrucchiere perché quest'anno, nel 2013, non sbagliamoci, era invalsa tantissimo la moda dello chatouche, tutti con lo chatouche, però a me non piaceva perché voi sapete io ci tengo tanto ai miei capelli e non volevo fare niente per danneggiarli. Cosa è successo però? Che è uscita questa nuova tecnica che mi ha proposto il mio parrucchiere, infatti lo ringrazio, grazie Gianluca. Che cosa cambia tra l'ombre hair e lo chatouche? Innanzitutto lo chatouche dovete decolorare i capelli, quindi dalla parte che voi decidete di far partire il colore li dovete per forza decolorare. Invece quando mi ha detto che con l'ombre hair non doveva farsi, bensì era un colore senza neanche ammoniaca, quindi anche dannoso per i capelli, quindi una nuova tecnica che non andava a rovinare per niente il capello, ma era solo un colore che si applicava sul colore naturale, allora ho deciso di farlo per cambiare un po', per fare, sapete, a me piace cambiare, sperimentare, però cose che non vanno a nuocere sulla mia pelle o sui miei capelli. E ho deciso di fare questo ombre hair, in pratica è una tecnica particolare, loro applicano delle clip, se le applicano e poi così fanno proprio questo gesto e tirano i capelli tutti in alto a seconda di dove volete far partire la gradazione di colore. Io ho fatto l'ombre a gradazione, nel senso che dal mio colore naturale pian piano scendendo diventava un altro colore che ho scelto io, oppure poteva scegliersi di fare l'ombre a ciuffi oppure a riflessato, tante tecniche comunque per questo ombre hair. Io ho deciso di lasciare il mio colore naturale alla radice, alla base, poi pian piano scendendo ho deciso di fare questo rosso magenta, questo rosso magenta qui, bellissimo, a me piace tantissimo, sono molto contenta. E poi ho cercato di fare anche una piccola ciocca qui che riprendesse lo stesso rosso magenta della lunghezza. Sono molto contenta di aver fatto questo colore perché ogni tanto mi va di cambiare, però non mi va di colorare i capelli o di danneggiarli, e quindi ci tenevo a proporvela per tanti di voi che non vogliono danneggiare i propri capelli però hanno intenzione di cambiare. Vi consiglio la tecnica dell'ombre hair, mi raccomando non fatevi trarre in inganno, non devono decolorarsi i capelli. E poi la cosa bella è che una volta che vi stanca il colore, quindi non avete più intenzione di lasciare questo colore, si può andare tranquillamente a riapplicare il vostro colore naturale sopra e scompare. Sicuramente vi metto nell'info box il Facebook del parrucchiere dove si può fare, e per chi è di Salerno tranquillamente può rivolgersi a lui. E poi cosa dire più? Sicuramente è un colore che scarica, quindi all'inizio è molto più forte, nel senso che il magenta, il rosso magenta che andava quasi non in un fucsia, però era davvero molto particolare, si vedeva molto di più che ora perché l'ho già fatto da un mesetto, quindi scarica un po' il colore, però comunque rimane. Basta stare comunque un po' attenti a non usare prodotti aggressivi, prodotti siliconici, questa è la cosa importante, comunque che non vadano troppo a trattare i capelli, che non vadano troppo ad incidere. Siete liberissimi di scegliere il colore, la gradazione di colore che volete sotto, potete farla
color miele, nocciola, bionda, rossa. C'erano due tipi di rossi, io ho deciso di fare rosso magenta, poi c'era anche il rosso, rosso vivo proprio, tipo rossetto. Un'altra cosa, prima che mi dimentichi, ho fatto lo stesso giorno che ho fatto l'ombrello, ho fatto anche un trattamento che vi consiglio molto, il trattamento alla cheratina. Allora, tante ragazze di voi sicuramente diranno no, che non sono d'accordo, sono siliconi, tutto quello che volete voi. Però, se voi fate un bel trattamento ristrutturante che serve a chiudere le squame del capello, cheratina pura, solo la cheratina, io vi assicuro che la consistenza del capello cambia totalmente. Si chiudono le squame, si chiudono le doppie punte. E anche sì, se io amo i prodotti bio, però è un trattamento che serve a farvi chiudere le squame in quel momento. Non va a incidere sul capello che ve lo rovina oppure ve lo distruttura. No, magari quando andate dal parrucchiere vi fate dare una leggera spuntatina e chiudete con questo trattamento che vi chiude le doppie punte dei capelli e serve a mantenerle così. Se voi state attenti poi conseguentemente con gli shampoo, con le creme e con i balsami, i capelli rimangono così, perché via via dopo un tot di shampoo, mi sembra 7-8 shampoo, passa l'effetto. E questo è tutto, vi ringrazio tanto che mi seguite sempre, sono davvero contentissima di avere delle persone che mi seguono e che mi chiedono le cose, mi mandano dei messaggi privati per chiedermi di fare qualche video. Se volete un video, commentatemi qui sotto, un video con i prodotti che utilizzo normalmente per farli rimanere così lunghi, belli, sani, e sarei contenta di farlo. E inoltre ci tengo a dirvi che più vi iscrivete al mio canale e presto arriva una sorpresa, perché ho intenzione di fare presto un giveaway. Non so a quanti iscritti, però volevo ringraziarvi perché già siete in tanti per me, e quindi presto un nuovo giveaway. Quindi mi raccomando, commentate, iscrivetevi al mio canale per sapere tutte le novità e per potermi chiedere delle cose. Sono contentissima di rispondere a tutti e di vedere cosa mi scrivete e cosa mi chiedete. Quindi vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Bye!